Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo video sulla Land of Italy, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione lì su e poi vi ricordo sempre in descrizione sono tutti i miei link di affiliazione Giants che potete usare per acquistare tutte le varie cosine che riguardano farming e così facendo potrete aiutare la mia partner a crescere. Allora ragazzi, eccoci qua di nuovo sulla Land of Italy. Intanto nell'ultimo video vi ricordo abbiamo comprato il Fiat 640 versione Turchia. E se ve lo siete perso andatevelo a vedere, dove abbiamo provato questo nuovo trattorino. Abbiamo venduto il Fiat 480. Allora, cosa ho fatto, raga? Intanto ho sistemato un po' tutti gli animali e ho comprato un nuovo campo, il campo numero 20, questo qua. E c'è il mais, perché oggi ci andremo. Cosa andremo a fare? Lo andremo a trinciare e andremo a usare una mod davvero bella, carina, che ho trovato sempre sui siti esterni. Purtroppo è soltanto per PC, visto insomma la raga, purtroppo la moria di questo periodo. Ho trovato questa mod davvero interessante e con la quale andremo a fare un mega saccone di insilato, un mega salsiccione di insilato. L'ho vista e mi è piaciuto tantissimo, quindi ho detto mo la porto in un video, insomma andiamo a vedere un po' come funziona. Però prima di iniziare a fare ciò, raga, dobbiamo un attimo trinciare il mais, quindi ci andiamo a noleggiare. Allora, vediamo un attimino. Intanto mi serve qualche soldino. Boh, ancora se non mando avanti il tempo, raga, qua i soldi non mi rientrano e devo fare debito. Allora, vediamo un po' un attimino cosa vogliamo prendere. Cosa prendiamo e cosa non prendiamo. Allora, o riprendiamo questa acqua vecchia, quella che avevamo usato l'ultima volta, oppure dobbiamo andare di questa. Però questa qua era comoda, secondo me. Che ne pensate? Però questa allora questa ci viene a costare 18. Se prendiamo questa 7, andiamo a prendere una di queste. Però poi ci dobbiamo attaccare. Vabbè, dai, riprendiamo questa qua, raga, dai. Facciamo prima, secondo me. Allora, ce l'andiamo a rinoleggiare, ci andiamo a prendere la lama, quella sua. Via, noleggiamo per 6.000. Sto spendendo un sacco di soldi, è vero, però non è un problema qua i soldi. Andiamo a prendere il suo rimorchio, che è quello con che si aggancia, che sarebbe, eccolo qua. Ok, sta, sì, va bene, perfetto. Ok, eccoci qua. Così facciamo prima, raga, no? Sennò poi non riusciamo a vedere quello che voglio farvi vedere. Allora, agganciamo tutto qua, mo quello sicuramente non riesco a agganciarlo perché guarda come cacchio sta, ma ci proviamo uguale, raga, ci proviamo. Però penso di sì, dai. No, ok, dai, ce l'abbiamo fatta e andiamo. Allora, dai, dispiega tutto. Gli spiega pure questo, il condottino, e andiamo un attimo di mais. E adesso appena finiamo il primo carico vi faccio vedere un po' un attimino la mod, il nome, e l'andiamo a provare. È davvero bella, insomma, davvero bella, dove possiamo farci insilato, ma non solo dal mais, ma da quello che ho capito, però io non l'ho provata, raga, perché da quello che ho capito mi pare che si possa fare l'insilato un po' da tante cose, un po' da tutto. Sicuramente non è realistico fare l'insilato dal frumento, dall'orzo, insomma, però accetta un po' di tutto e vi trasforma tutto quello che ci buttate in insilato, da quello che ho capito, raga. Poi la dovrei provare mettendoci altre cosine, però noi ci buttiamo la pula, che è un po' più realistico, no? E ci andiamo a fare quindi l'insilato. Quindi mo facciamo un carico e l'andiamo a vedere. Perfetto.
E neanche oggi, raga, purtroppo non riusciamo a vendere sto pellet. Mamma mia, raga, che è una maledizione questa, no? Ogni volta che voglio fare il video della vendita del pellet esce sempre fuori qualcos'altro. Vabbè, lo faremo, raga, prima o poi quel pellet lo andremo a vendere. Anche perché poi dobbiamo mettere pure il punto vendita, insomma, dobbiamo fare un po' di cosine. Dobbiamo caricare, dobbiamo andare a vendere, insomma. E qua qualche soldino ci serve. E poi devo finire pure la vendemmia, che però devo mandare avanti il tempo perché ho sempre la produzione intasata, ma purtroppo sto sempre fermo, raga, vedete? Sto a settembre qua da, non so, da almeno 4-5 episodi, se non di più, perché poi ogni volta esce qualcosina di nuovo da fare e sto sempre là, insomma, allo stesso punto, e non riesco ad andare avanti. Però questa è l'ultima cosa, raga, che faccio, perché poi dobbiamo, poi manda avanti il tempo, assolutamente. È enorme sta tringia, però è comodissima. È comodissima, mi piace tanto. Perché potete lavorare da soli, no? Non vi serve l'operaio, non vi serve tanti mezzi, rimorchi e mamma mia, così andate tranquilli, no? Ok. Vedete? Poi è snodabile, cioè potete fare manovre sullo stretto, insomma. È molto comoda. Ok, dai. Ci siamo quasi e mo andiamo a vedere la moddina, che c'ha un nome particolare, raga, che sicuramente non ricordo. Veramente, poi vi lascio casomai il link in descrizione, e poi ve lo andate a vedere, perché insomma è un pack, si chiama tipo Rickiger Pack Forage, una cosa del genere, insomma, raga, è un nome un po' particolare, che faccio prima, insomma, a lasciarvi il link in descrizione, se me lo ricordo, ve lo lascio, perché io di memoria non è che so forte, però penso di ricordarmelo, dai. Ve lo lascio in descrizione e ve l'andate a vedere, insomma. Siamo pieni? Ok, perfetto, siamo pieni. Allora, richiudiamo qua la lama. La lama la chiudiamo e andiamo. Allora, qua ho iniziato pure a arare, veramente, vedete? Là sotto c'è il mio G240. Sto arando e fresando perché sto usando il Valentini. Vi faccio vedere un attimo. Guardate qua che lavoretto che sto a fare. Aro e freso, spettacolare, guarda, guardate qua l'accoppiata Valentini, tutto Valentini, vedete? C'ho l'areggiatore avanti e la fresa dietro, guardate qua che lavoretto. Quindi sto iniziando pure a lavorare i campi, perché sono tutti da arare, quindi insomma ci vuole tempo. Allora, andiamo a prendere questa moddina, così ve la faccio vedere, voi direte finalmente. Allora, ce la facciamo portare qua. Una volta che l'avete scaricata, messa in gioco, la trovate a varie. La trovate a varie. Allora, vediamo dove sta. Allora, cosa contiene questa mod? Eccola qua. C'ha queste tre cosine. C'ha il pallettino, che sarebbe il saccone. Poi c'ha questo raccogli... Qua si chiama raccogli grano, comunque sia... È un attrezzo per raccogliere la roba sfusa per terra, quindi se, che ne so, scaricate per terra le patate, barbabietole, con questo le potete ricaricare e scaricare poi con il tubetto sul rimorchio, insomma. Questa è la funzione di questo attrezzino qua. E poi la parte più importante è questo qua, il Rickiger R10 230, che è da sì, eccolo qua, sì. 30.000 litri, in pratica per 30.000 litri è la roba che potete scaricare qua su questo nastro al massimo. Qua poi ci andrà il pallettino del saccone e qua si inizierà a formare in pratica il saccone e potete quindi, nel nostro caso andremo a scaricare la pula e poi ci diventerà insilato. Ok, e il saccone, come potete vedere, è da ben 500.000 litri. Qua, come potete vedere, accetta un po' di tutto. Noi usiamo la pula,
Quindi andremo a fare questo lavoretto qua. Allora, quindi ce l'andiamo a noleggiare. Proviamolo prima, poi casomai lo compriamo. E prendiamo pure questo qua. Ok, a posto. Allora, prendiamoci un attimo un trattorino per attaccarlo. Eccolo qua. Andiamo con il nostro Lamborghini Sprint. Sprint. Sicuramente, ragazzi, io vi consiglio di usarlo, visto che il saccone uscirà bello grande, lungo, quindi vi servirà spazio, quindi mettetelo, perché poi non lo potete spostare, quindi mettetevi, insomma, in una parte, diciamo, comoda. Ok, quindi io nel mio caso facciamo così. Allora, mettiamolo tipo qua, che ne so. Mettiamo qua. Facciamo così. E ce lo fa verso sopra, ok? Quindi lo andiamo a dispiegare. Eccolo qua. Il pallettino, il saccone. Allora, qua dice estendi condotto. Che vuol dire? Non lo so, estendi condotto è così, giusto? Allora, il pallettino, per quanto riguarda il pallettino, dovrebbe andare qua davanti, speriamo. Questo me lo fa cos'ha? Allora, Paxilosi Multifruit. Allora, vediamo un po' se lo prende. No, non lo so. Ripiega, ritrai. Aspettate, non so sto pallettino dove cacchio va. Vabbè, proviamo un attimo a scaricare, raga. Allora, e poi vediamo un attimo se lo prendi in automatico o deve star là vicino, non lo so. Perché non l'ho provata, quindi è la prima volta che la provo, quindi la sto provando insieme a voi. Quindi conviene, qua ci entriamo di retromarcia e scarichiamo direttamente là. Io faccio così per fare prima, se no potete anche scaricare per terra e andare a caricare poi con una pala. Vi ci mettete la roba sopra. Io per comodità faccio così, anche perché poi il primo scarico va bene, poi sicuramente... l'altro lo devo scaricare per terra perché c'ha una capacità massima di 30.000, quindi allora vediamo un po' un attimo che riusciamo a fare. Ok, intanto scarichiamo. Io mo non so qua. Intanto scarichiamo sti 30.000 litri. Non so come funziona il saccone. Forse lo devo attivare. Aspettate, intanto scarichiamo. Allora, forse le devo attivare sicuramente. Non si accende questa. Allora, assumi, ritrai, scarica qui. Non lo so. Ho capito sto saccone come cacchio va. Quanto sta? Ah, eccolo, eccolo, lo dovevo girare, raga. Vedete? Però no, così. Porca miseria. Vediamo se va bene, mo. Sta a crescere il salsiccione. Pare di sì, vedete? Perfetto, perfetto. Quindi questo qua ci diventerà poi tutto insilato, giusto? Poi questo lo dobbiamo staccare e ci diventerà un bel salsiccione di insilato. Ok, perfetto, è molto veloce, vedete come smaltisce subito la roba. Allora, ok, perfetto. Quindi ora riandiamo a fare un altro viaggettino e riscarichiamo. Vai, andiamo veloci.
Eccoci qua ragazzi, altro scarico. Andiamo a formare il nostro mega saccone. Mega saccone, scarichiamo. Perfetto. Quindi raga, che ve ne pare? Comunque sia un'ottima, diciamo, alternativa, no? Un lavoretto un po' diverso per fare insilato, ma potete fare anche altre cose. Comunque sia, io sto facendo così, ma potete fare anche in un altro modo, cioè scaricate casomai la pula in un punto e l'andate a ricaricare con una pala e l'andate a scaricare qui. Sicuramente come sto facendo io è molto, diciamo, più veloce, molto più veloce, vedete. Poi per collega, che vuol dire collega? Ah, adesso l'ho collegato, vedete? Già c'ho, come potete vedere non l'avevo collegato prima. Comunque sia, vedete, c'ho 100 già insilato, vedete, dove lo trasforma direttamente in insilato, quindi non dovete neanche aspettare che fermenta. Quindi insomma è un'alternativa per fare insilato un po' in una maniera, insomma, più veloce, ok? Poi nel prossimo video vi farò vedere, diciamo, il salsiccione completo, così poi andiamo a vedere. E per staccarlo, poi una volta finito, dovete, se aprite l'F1, vedete, ci sta allora, qual era questo? Scarica qui, dove stava? Forse ripiegandolo l'attrezzo si stacca in automatico, forse. Comunque, eccolo qua ragazzi, che ve ne pare? Carino, no? Vabbè ragazzi, dai, mo mi completo io un attimo la tringiatura del mais, in modo tale che finisco di riempire il saccone, così poi nel prossimo video andremo, lo faccio vedere, insomma, sano, diciamo, finito, e andremo, speriamo, riusciamo a vendere sto pellet, ok? Io vi ringrazio, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù, e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!